Esatto, ciao Gaia, buongiorno ai tuoi ospiti. Sì, siamo qui alla Even Group, una palestra, come vedete, molto grande qui a Roma, insieme a Elisabetta Canafoglia, che è la general manager, e a Fabio Damiani, che è un fitness manager. Buongiorno, buongiorno. E perché siamo qui? Vi do qualche numero e ve lo do in difetto perché sulle cifre ci sono dati che a volte sono anche un po' discordanti, però parliamo di un indotto, quello di sport e wellness, di almeno 10 miliardi l'anno. Dati questi di aprile, dalla chiusura a oggi, le attività hanno perso 1 miliardo di euro e parliamo di 200 mila posti di lavoro a rischio. Un'attività che coinvolge dai 6 ai 10 milioni di italiani che frequentano le varie palestre, centri, eccetera. E questa è un'attività molto grande, parleremo appunto con Elisabetta di che cosa significa gestirla, quali sono i rischi e che cosa chiedono anche al governo. Ma il 59% dei club sono piccoli club indipendenti, sotto i 500 metri quadri. Qui siamo a 3.500, mi dicevi? No, 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 qui siamo intorno ai 6.700 metri quadrati. 6.700, quindi Molto diciamo grande, fa sì. parte del 12% Tutte le nostre delle palestre in palestre. totale. E il 61% dopo 2 mesi di chiusura delle palestre in tutta Italia rischia la chiusura, il fallimento. E Spadafora, il ministro dello sport, ha annunciato che insomma, dal 25 si potrà riaprire e entro oggi pomeriggio, domani mattina al massimo, si avrà un protocollo definitivo. E abbiamo delle anticipazioni, deve essere confermato dal Comitato Tecnico Scientifico questo protocollo che lui ha definito, il Ministro ha definito protocollo rigido e adattabile, che sembra un po' un ossimoro, un gioco di parole, ma cerchiamo di capire che cosa significa. Intanto che cosa ha significato dal punto di vista economico una chiusura di 2 mesi e poi quali sono i punti principali, ti aiuterò a dirli, di questo protocollo. Che significa essere stati chiusi 2 mesi? Dal punto di vista delle entrate economiche, il rischio per i posti di lavoro, quanto vi è costato? A noi ci è costato tantissimo, è stata come una morte civile alla fine, lo possiamo rapportare a quello che è stata la morte per Covid. Quindi voglio dire, per noi è difficilissimo riprendere, Sì, parla. per noi è difficile riprendere l'attività, però ce la stiamo mettendo tutta veramente. Ci adatteremo a tutte le forme di protocollo che ci verranno indicate. Giovanni. Sì, Scusami, Gaia, dimmi. sono le informazioni di servizio che arrivano Elisabetta. meglio. No, e se gentilmente la signora si gira verso la camera, se no vediamo solamente i suoi splendidi capelli. Sì. E invece con la mascherina è comunque una splendida signora. Prego. Grazie, buongiorno. Buongiorno. No, dicevamo, i protocolli sono molto stringenti. Sì. Qui abbiamo tante attrezzature, le distanze, quelle che vediamo erano già distanziate, vedete i Sì, cartelli, siamo rimasti, abbiamo riaperto al ora pre-Covid. al pre-Covid, cioè alla pre-chiusura definitiva, al pre-lockdown, per cui la distanza era di 1 metro e allora ci siamo attenuti a spengere un macchinario sull'altro. Se diventeranno 2 metri, ovviamente si ridurrà Lo ancora spazio, l'utilizzo certo, dei ma diciamo che macchinari. qui è molto grande, abbiamo Le molto spazio. sanificazioni dovranno essere fatte ogni volta che si utilizza un Sempre, macchinario. Ci sempre. dovrà essere un Il termoscanner personale. all'ingresso che mi ha detto costava. Intorno ai 1000 euro l'uno, noi ne abbiamo presi 10, per cui a Ovviamente questi non hanno nessun fondo tipo di perduto. sgravio che stanno mettendo loro. Altra domanda, gli spogliatoi si potranno utilizzare o no? Sì, si potranno utilizzare ma contingentati, per cui ci sarà, le persone potranno entrare ogni 5 metri una persona, E ecco, la ci hanno doccia? detto. La doccia sì, oh, io ho letto delle cose improponibili, tipo 2 minuti sotto la doccia, La doccia velocissima. velocissima. E un'altra cosa che volevo chiedere è se sarà obbligatorio utilizzare le mascherine. È obbligatorio per i lavoratori, Ah. ma non, noi dovremmo avere Sì. le Sul mascherine, tapirulà no, tutti se no quanti, andiamo in ma gli atleta, iperventilazione. no, No? no, no, Ecco. no, no, sul tapirulà no. Gli Esatto. atleti durante l'allenamento no. Altra cosa che
è curiosa, il tappetino per il corpo libero si dovrà portare da casa. Così c'era scritto, però ancora queste non sono linee ufficiali, stiamo aspettando che ci venga dato il protocollo. Ora, questo ovviamente è il protocollo, alcune cose fanno sorridere, ma quali aiuti avete avuto finora? Perché parliamo di questo e quanti posti di lavoro in percentuale si rischiano di perdere? Diciamo che i lavoratori si sono attenuti a quello che è stato il decreto, per cui hanno richiesto il bonus al Ministero Sport e Salute oppure all'INPS, quelli che sono i professionisti. Quanti posti si rischiano in generale? In generale io penso che sia un 50% dei posti di lavoro. 50% e al momento gli aiuti diretti dello Stato, finanziamenti, sgravi, eccetera? Non abbiamo visto nulla. Dai, invece a lui, velocemente, volevo chiedere... Un attimo solo, Giovanni. Lui ovviamente sta in sala. Volevo fare una domanda. Sì, ti sento. Tanto per capire bene, in quella sala che stiamo vedendo... Con prenotazione, immagino, bisognerà andare anche nella sala pesi con prenotazione. Sì. Esatto. Sì. Dalle 9 alle 10, ecco, in tutta questa sala grande, quante persone potranno entrare? Guardi, sono 1300 metri quadrati, ci sono 80 elementi cardio, per cui noi pensiamo che su 1300 metri quadrati possiamo far passare almeno 100 persone l'ora. Ah. 100 persone l'ora, ma prima quante erano? Molte di più, anche perché non era spezzato l'orario, potevano entrare e uscire. Quindi qui una palestra piccola, certo, significa invece la chiusura. La morte. No, una cosa interessante che invece volevo chiedere a Fabio è, tu hai chiesto il bonus, perché Spadafora ha detto che 75.000 lavoratori dello sport hanno avuto... questo bonus, voi l'avete chiesto, quanti di voi l'hanno ottenuto? Allora, solamente due persone di tutto lo staff che ho a disposizione ha ricevuto questo bonus, quindi tante persone l'hanno richiesto ma non l'hanno ricevuto. Quindi tu da due mesi non hai entrate? Io non ho entrate, io non rientro in quella fascia, quindi niente, abbiamo fatto... E a te volevo chiedere, tu ovviamente senti tutti i tuoi clienti, sì. Quanti di loro hanno paura a rientrare e che cosa ti dicono? Guarda, la maggior parte dei clienti diciamo che tende a voler rientrare, nel senso che mi ha chiesto più volte quando riaprivamo, come riaprivamo, i tempi vari della riapertura, però mi rendo conto che c'è anche una buona fetta di mercato, di persone che hanno un po' timore, quindi per loro noi abbiamo progettato un lavoro da fare a casa con i nuovi servizi social che fanno stare tranquilli le persone e li fanno allenare comunque. Va bene, Gaia, se hai domande da studio ovviamente, ma in questa struttura c'è anche una piscina, ecco. Vogliamo sfatare qualche fake news anche sulla piscina o comunque tranquillizzare. Vi potete trasferire in piscina? Vi potete trasferire in piscina? Sì. Sì, sì, sì. Allora intanto trasferitevi. No, io ho una domanda per la professoressa Viola, professoressa. È uno dei luoghi...